Prego, a lei la parola. Grazie Presidente. Signor Ministro, nella sua relazione lei ha fatto ampio riferimento a fatti e circostanze avvenute nella prima fase della pandemia e quindi ci consentirà di fare altrettanto per giustificare, almeno in parte, le motivazioni che ci sentiamo in una qualche maniera portati a doverle sottoporre, non solo per il voto contrario che già adesso annuncio, ma anche per una condotta che noi riteniamo sia meritevole di una valutazione inevitabilmente negativa. Perché le linee di azione che lei ci ha illustrato si pongono in piena continuità con quelle precedenti. Perché in piena continuità si pone evidentemente la sua conferma, Ministro della Salute. La sua conferma, signor Ministro, è una scelta sbagliata. E per dimostrare i motivi per i quali noi la riteniamo una scelta sbagliata, citerò dati, fatti, circostanze oggettive, elementi concreti, perché riteniamo che sia necessario che in un contesto politico, se evidentemente qualcuno ha operato bene, gli si dia atto dell'aver ben operato, ma se ha sbagliato debba pagare e debba evidentemente andare a casa. Questo si chiama, nella nostra cultura, merito e responsabilità. E Fratelli d'Italia ha le idee abbastanza chiare a riguardo. Citerò, dicevo, fatti, circostanze, elementi oggettivi, assumendomi tutta la responsabilità. A partire dal 22 gennaio del 2020, quando il Comitato di Emergenza dell'OMS allertò le Stati nazionali della possibilità che vi fosse una diffusione del virus, allertandoli affinché potessero già approntare tutte le linee di difesa utili al contrasto alla diffusione. Lei quel giorno, in effetti, convocò la task force a cui diede il compito di coordinare tutte le iniziative utili al contrasto alla diffusione del virus. Il comunicato stampa è ancora visibile sul sito del Ministero. Abbiamo chiesto di vedere i verbali di quella task force e il suo Ministero ci ha risposto che in realtà la task force non esiste, è un tavolo informale di consultazione al Ministro. Quindi l'allerta che l'OMS stava approntando e aveva invitato gli Stati nazionali a realizzare in Italia consisteva come risposta in un tavolo informale. A quel tavolo informale però il dottor Giuseppe Ippolito dello Spallanzani suggerì di far riferimento al piano pandemico aggiornato secondo le linee guida dell'OMS, che conteneva comunque indicazioni utili per fronteggiare la pandemia. Il piano pandemico, se non lo sa, signor Ministro, è uno strumento previsto dalla regolamentazione sanitaria internazionale e anche dalle direttive comunitarie. Ed è uno strumento nel quale dovrebbero essere contenuti il numero di medici, il numero di dispositivi necessari a fronte del numero di medici, il numero dei posti letto, il numero dei posti in terapia intensiva e tutti gli strumenti utili e necessari a fronteggiare appunto la pandemia. Opera, se così mi può consentire una banalizzazione, come deputato un... Deputato Bignami, le chiedo scusa se la... Prego, interrompo, Presidente. Interrompiamo anche il tempo. Colleghi... Prestare attenzione, non è obbligatorio, fare silenzio sì. Prego. Procedo. Grazie Presidente. Opera, se mi può passare la banalizzazione, come un sistema antincendio. Non può impedire evidentemente che l'incendio divampi, ma può consentire di acquisire tempo per salvare vite. Come tutti gli strumenti però, antincendio ha solo un'esigenza, quello di essere aggiornato, quello di essere verificato. E il nostro, benché le prescrizioni internazionali lo imponessero, non lo era da 14 anni. Questo lo sapevano bene i componenti del CTS, che il 10 di febbraio del 2020, infatti, si attivarono immediatamente per recuperare dati, informazioni, utili a comporre un piano che in effetti venne presentato in una qualche maniera il 4 di marzo, quando però ormai l'incendio già era divampato e il sistema antincendio non poteva più servire. E lo sapevano bene i componenti del CTS, anche perché molti di loro erano proprio coloro che avrebbero dovuto aggiornarlo quel piano e che invece non lo hanno fatto.
E in questo troviamo sconcertante che in quel CTS che ancora oggi lei difende ancora siedano quelle persone e abbiano la pretesa di dirci cosa fare e cosa non fare per poter dire o non dire agli italiani come muoversi e comportarsi. Loro, su cui ricade buona parte la responsabilità della situazione in cui ci siamo trovati, ancora oggi sono qua a pontificare. E lei, Ministro, non aveva il diritto di mandarli via. Lei aveva il dovere di farlo. E invece non lo ha fatto. Tutte queste cose non le abbiamo imparate da lei. Abbiamo presentato decine di interrogazioni parlamentari, rimaste senza risposta. Abbiamo presentato accessi agli atti quando ci chiedevate di collaborare, perché noi siamo fatti così. Prima di poter proporre e agire abbiamo bisogno di approfondire e di studiare. E anche quando quei documenti ci sono stati dati, perché una sentenza del TAR ha ordinato al suo ministero di esibirli, avete fatto appello dicendo che non avevamo diritti ad averlo. La trasparenza per lei, signor Ministro, costituisce un grosso problema. Ma la trasparenza non è un'opzione per il decisore politico. La trasparenza in materia sanitaria è un obbligo fissato dalla normativa comunitaria, fissato dalla regolamentazione sanitaria internazionale. E le ricorderò tra le tante la decisione 1082 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, secondo il quale qualsiasi processo decisionale deve essere condotta nella piena trasparenza del processo. Questa è una decisione, signor Ministro, che ai sensi dell'articolo 288 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea ha un valore vincolante e, contrariamente a quello che voi credete, Fratelli d'Italia ha ben presente come funziona l'Unione Europea e non decide di attivarlo o meno e di ricordarselo soltanto quando le è comodo. E le voglio citare un altro provvedimento del 2012, una comunicazione dell'OMS secondo la quale la comunicazione nella gestione di una pandemia deve essere tempestiva e realizzata in maniera piena e trasparente prima, durante e dopo la pandemia. Tempestiva. Non me ne voglia, signor Ministro, ma se lei avesse mai lavorato un giorno con partita IVA, saprebbe l'importanza che per qualsiasi imprenditore, qualsiasi artigiano, qualsiasi commerciante, qualsiasi libero professionista ha l'avere regole chiare, certe e tempestive. Cosa che voi non avete diffuso prima e non avete neppure diffuso dopo, come dimostra il comportamento tenuto in occasione della ribadita chiusura degli impianti o l'atteggiamento con cui avete applicato le zone rosse, arancioni e gialle settimana scorsa, vanificando le spese e l'impegno di tanti ristoratori. Eppure non capiamo perché. Perché quelle comunicazioni dell'OMS che ho citato affermano una cosa che per noi ancora oggi non volete diffondere in continuità col precedente governo, quali sono i parametri su cui elaborate le scelte, quali sono gli elementi, quali sono i verbali del CTS, per quale motivo non li diffondete se ancora oggi rivendicate che quei parametri, quei criteri sono giusti e che conseguentemente a suo giudizio dovrebbero essere validi e motivo su cui fondare in positivo le vostre scelte. Insomma, se pensate di aver ragione, perché li nascondete? Di che cosa avete paura? Perché non li volete diffondere? Perché continuate a opporre un diniego sistematico all'accesso di quei documenti? Perché non c'è motivo se davvero siete convinti di aver ragione, ma il motivo c'è se siete consapevoli che quei documenti, in quei dati, c'è la traccia e l'informazione dei tanti errori che voi avete commesso. E allora smettiamola, per cortesia, anche di chiamare questi provvedimenti ristori, quasi a voler immaginare una munifica e elargizione caduta dall'alto. Iniziamo a chiamarli col loro nome, perché di risarcimento si deve trattare, pieno, effettivo, completo, che va riconosciuto a tutti coloro che stanno pagando per scelte e per colpe che non sono loro, quelle che avete commesso e quelle che state ancora commettendo. Perché sul piano vaccinale, lo ricordava bene il collega Gemmato, Fratelli d'Italia da tempo ha delle proposte concrete che avete ignorato, preferendo affidare al commissario Arcuri la gestione di un piano che nasce dalla condivisione, così lei scrive nel suo libro, che pure ha ritenuto di ritirare alla faccia della trasparenza, con i ministri di Francia, di Germania, di Olanda.
per costruire un'alleanza a livello comunitario che permettesse all'Europa di governare il piano vaccinale. E avete scelto, così lei dice, come migliore tra i vaccini quello di AstraZeneca, perché dava i risultati migliori. Un vaccino che non può essere somministrato alle persone sopra i 65 anni di età e che pare avere un indice di efficacia del 62%. Avete uno strano concetto dell'idea di migliori, e la composizione di questo governo purtroppo lo dimostra. E allora, signor Ministro, il motivo per il quale noi abbiamo ritenuto di rappresentare con questi fatti i motivi del nostro voto contrario sono in buona sostanza riassumibili in un'espressione. Noi non riteniamo che chi fino a ieri ha fatto parte del problema possa da oggi far parte della soluzione. Voteremo contro.